Buonasera, 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 fratelli miei tanto amati dal Signore. Ci risiamo. Continuiamo oggi la nostra chiacchierata. Siamo sulla fedeltà. E oggi è un po' delicatina per un paio di cose, ma voglio provare a dirvele lo stesso. Intanto, la prima parentesi che vorrei aprire stasera, abbiamo detto l'altra volta che la fedeltà è vista come l'esclusività dell'altro per me. I miei gesti intimi sono esclusivi per la persona che ho sposato. E a questa realtà si oppone il tradimento vero e proprio, quando i miei gesti li condivido con persone che non sono il coniuge, oppure in senso un pochettino più lato, quando assumo degli atteggiamenti che non sono proprio rispettosi della persona che ho sposato, magari semplicemente per superficialità o per burloneria o perché non ho la percezione di quello che sto facendo. Vi dicevo l'altra volta che ci sono due livelli, quello dell'uomo e quello della donna, che sono diversi e vanno conosciuti bene, perché il modo di reagire alla realtà di una donna è profondamente diverso rispetto al modo di percepire la stessa realtà. Detto in parole povere, l'uomo è più grezzo e la donna è più cervellotica. Chiuso lì, ma la domanda che mi faccio stasera: ma perché proprio l'elemento della fedeltà? Perché proprio la dimensione degli atti intimi? Beh, tanto c'è una primissima risposta. E quando è che lo sposo e la sposa, anche fisicamente, non sono più due ma una carne sola? Il Signore ce l'ha dato il modo, e ce n'è uno solo, e quel modo è proprio il modo dell'intimità. Ma forse dovremmo approfondire un po' di più questo aspetto, perché sennò il rischio è di pensare, come normalmente si pensa, che la Chiesa abbia il tabù della sessualità. In realtà, lasciatevelo dire, la Chiesa non ha un tabù della sessualità, ma ha una concezione altissima della sessualità. E noi comprendiamo perché proprio questo elemento è uno degli elementi caratterizzanti il matrimonio e non va preso di sotto gamba. Poi ne riparleremo ancora anche in seguito. Ha una visione altissima la Chiesa dell'intimità, della sessualità vissuta dall'uomo e dalla donna, e non solo perché caratterizza il modo di essere dell'uomo e della donna, ma per quello che porta con sé. Quando si hanno atti intimi, il discorso principale non è semplicemente star bene, la passione, ho sfogato la mia passione, ma è il dire con i gesti, il sottolineare con i gesti, nella forma più forte possibile, quanto tra me e te non c'è una vicinanza e basta, ma c'è una unità. È la sottolineatura più forte della totalità di donazione di me a te, di te a me, tanto che non siamo più due ma una carne sola. Allora cominciamo a comprendere che la dimensione della intimità è veramente tipicizzante il matrimonio, e non fuori del matrimonio, che non ha senso. Perché? Beh, non certo per il gesto, perché il modo di vivere l'intimità nel matrimonio e fuori del matrimonio è la stessissima identica cosa. Il gesto è quello. Ma per il significato che il gesto porta con sé. Se il gesto significa la totalità di donazione di me a te, fuori del matrimonio, che sia perché siamo conviventi, che sia perché siamo fidanzati, che sia perché è un'altra persona, è una bugia. Magari è un ideale, magari è un progetto che un giorno sarà, è una bugia. È rendere brutto nel significato l'atto più bello, perché penso che non ci sia un atto che ha più forza emotiva che l'atto intimo, è rendere brutto nel significato l'atto più bello che Dio ha messo nella nostra disponibilità, totalità di donazione. Allora va custodito e va conosciuto. Se questo lo innestiamo nella dinamica del matrimonio, voi capite perché l'intimità tipicizza la realtà del matrimonio, è una delle proprietà essenziali del matrimonio, la fedeltà.
e avrà poi l'altro risvolto dell'apertura alla procreazione che vedremo prossimamente. Quindi ci siamo. Quando parliamo della dimensione della fedeltà, noi in realtà, prima e più ancora che parlare di una realtà negativa, parliamo di un aspetto positivo, straordinariamente bello, forte, che è proprio quello del dirci con i gesti, nella maniera più piena possibile, che mi sono donato completamente a te. Una volta si teneva tanto ai segni della verginità, devi arrivare al matrimonio vergine. Una volta, tanti anni fa, ci si teneva tantissimo a questa realtà, ma il concetto era proprio questo, è perché la totalità della donazione avviene solo nel matrimonio, non prima. Prima è una falsificazione di quella totalità di donazione. E del resto, i segni della verginità non servono a niente. Fisiologicamente sono delle realtà che ci sono e poi non ci sono più, ma non cambia la vita. Perché il Padre Eterno, che ha fatto tutto così perfetto, ha voluto mettere il segno della verginità per la donna? C'è anche per l'uomo, Perché? Per dire che la prima volta che fai quel gesto in maniera totale, lo fai per sempre. Oh, per sempre. Vi ricordate quello che abbiamo detto prima, le volte scorse, sul matrimonio, nella sua dimensione di unicità e indissolubilità? Per sempre. Allora anche la caratteristica, anche la proprietà essenziale della fedeltà, ancora una volta grida il per sempre. E quanta delicatezza nel comprendere questa cosa e nel sapersela donare. È vero, oggi purtroppo partiamo da dove siamo arrivati, ma non è mai tardi per prenderne consapevolezza. L'intimità è la dimensione più alta della sottolineatura nei gesti umani di quanto io e te non siamo più due, ma siamo uno, una sola carne. E allora ecco perché ne parliamo come dimensione tipicizzante il matrimonio. Ma la domanda va oltre. Abbiamo compreso, abbiamo visto quanto è importante saper custodire l'intimità reciproca, non svalorizzarla, non banalizzarla, non sporcarla con altre cose che non c'entrano niente. Una realtà che va conquistata ogni giorno. Ma come si fa a custodire la fedeltà, non solo nella dimensione dei gesti intimi, ma anche nella dimensione un pochettino più ampia di quella sensibilità tipicamente maschile, tipicamente femminile, con cui si vive l'unicità del rapporto coniugale? Beh, a quanti minuti siamo, Pino? Ok, vi accenno alcune cose e poi magari le riprendiamo la prossima volta. E la seconda cosa che volevo dirvi oggi, innanzitutto, per poter custodire questa bellezza di significato, bisogna che l'altro per me sia speciale, e lo sia sempre. Non può essere speciale durante il fidanzamento, le prime volte che l'ho conosciuto, non può essere speciale il primo giorno, il giorno del matrimonio, ma deve essere speciale sempre. Perché è proprio questa la realtà per cui l'altro ha meritato, tra virgolette, o io ho meritato, di diventare uno con me, proprio perché è speciale. Ora, se io lascio entrare nel matrimonio, nella vita del matrimonio, l'abitudinarietà, l'altro è speciale a metà, nel senso che se ci penso sì, ma in tutti gli altri gesti in cui non ci penso no. Allora la prima cosa che è necessaria per custodire la fedeltà è mantenere quel senso di specialità dell'altro. L'altro è unico per me, è al primo posto nella mia vita. Posso dire anche che vale più di me. Non ho difficoltà a dire che se dovessi scegliere, sceglierei la tua vita anche se perdo la mia. Perché tu sei al primo posto, tu sei speciale per me. La cosa è bella. È bella perché ci richiama a un matrimonio che non si esaurisce nel giorno in cui viene celebrato, ma che va ogni giorno calibrato, ogni giorno va vissuto, e non nella maniera generica, ma proprio in quei piccoli gesti del quotidiano, che sono quelli che dicono all'altro: tu per me sei una roba straordinaria, senza di te io non vivo, perché sei diventato tutto.
tutta la mia interiorità, tutta la mia realtà più profonda. Bene, questo però richiede tutta una serie di comportamenti che ci aiutano a capire se la vita che viviamo è veramente una vita dove l'altro è speciale per me, oppure se l'altro, lo so, l'ho sposato perché era la cosa più bella che c'era, ma poi la vita è quella di tutti i giorni. Allora, stasera vi elenco 5 atteggiamenti che però riprenderemo la prossima volta. Ve li elenco perché magari ci riflettete, ci pensate un po'. Poi la prossima volta, quando ve li spiego, vi ci confrontate se ci avete saputo riflettere bene oppure no. E non vi spiego neanche cosa vogliono dire, userò delle parole. Primo atteggiamento, importantissimo, l'intesa. Segnatevela bene in testa, intesa. Secondo atteggiamento, che fa il pari con il primo atteggiamento, è altrettanto importante, la complicità. Cosa vuol dire intesa? Cosa vuol dire complicità? Ci pensate voi, io ve lo dico la prossima volta. Terzo atteggiamento, la capacità di parlare. Quarto atteggiamento, la capacità di ascoltare. Ancora una coppia che fa il pari. Intesa e complicità, capacità di parlare, capacità di ascoltare. L'ultimo è la progettualità. Ora, dette così possono dire poco queste cose, però se ci riflettete scoprite che sono imprescindibili per poter rendere vivo ogni giorno quell'unicità dell'altro, quel primo posto dell'altro nella mia vita, del coniuge nella mia vita. Bene, stasera mi fermo, però vi prometto, vi assicuro che la prossima volta ve li spiego tutti e 5 questi gesti, poi magari andiamo un pochettino più in là. Per ora mi resta semplicemente di benedirvi, come tutte le volte, perché con la grazia del Signore possiate essere belli, belli nel matrimonio, belli nel fidanzamento, belli nel cammino anche vocazionale se avete una chiamata speciale, perché queste cose che dico in un certo senso sono applicabili anche a chi ha ricevuto una chiamata, una vocazione sacerdotale o religiosa, consacrata. Mi benedico per l'intercessione della Vergine Santissima, che è una mamma stupenda, che ha sempre solo gesti e parole buone verso di noi e che ci colma della sua tenerezza e ci insegna a scoprire la tenerezza di Dio. Vi benedica Dio Onnipotente, che è grande nell'amore, Lui che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Allora, alla prossima volta, ma ricordatevi che avete un compito che è importante, se no mi fate faticare solo me e voi alla fine state a ascoltare e poi vi fuggono le cose. Se invece ci avete riflettuto, magari la prossima volta quando vi dico le cose, ma allora ci avevo pensato, però così bene non l'avevo capito. Alla prossima volta, compiti a casa. Ciao a tutti!